tutti. Vogliamo il reddito di cittadinanza. Buon pomeriggio a tutti. Ale, 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 ale. Buon pomeriggio a tutti. Io adesso dirò alcune cose, verificate che siano vere e non vi fidate nemmeno di me. Non vi fidate nemmeno di quel che vi diciamo noi, perché il dubbio è sempre rivoluzionario. Però più che le parole, io penso che stia parlando per il Movimento 5 Stelle una serie di immagini. La prima, che io davvero registro in ogni piazza dove andiamo, è, a parte alcuni poliziotti laggiù della municipale, l'assenza delle forze dell'ordine. Non ci sono carabinieri, non ci sono poliziotti. Forse c'è qualcuno in borghese, li ringrazio. Però è veramente l'immagine di un'Italia normale. Noi siamo parlamentari della Repubblica, non ci chiamate onorevoli perché ci sentiamo onorati di poter servire la patria, perché la stiamo servendo. Però siamo costantemente in piazza rifiutando qualsiasi forma di privilegio. Voi direte, certamente non sarà attraverso la rinuncia dei privilegi che si cambierà l'Italia. Però io vorrei farvi pensare una cosa, che è un pensiero che scrissi appena entrati in Parlamento, perché mi resi conto dei rischi che ci sono anche all'interno di quella Camera dei Deputati che io definisco una vasca di squali. Noi sapete che ci tagliamo gli stipendi, con questi soldi stiamo comunque sostenendo molte piccole imprese. Considerate che siamo convinti che la piccola e media impresa italiana sia da sostenere, perché rappresenta l'ossatura economica di questo paese. Un attimo solo. Però vi voglio far capire che rinunciare ai privilegi, tagliarsi lo stipendio, vivere una vita normale, consente non soltanto di mettere da parte tanti tanti soldi e appunto creare lavoro, perché noi attraverso il microcredito stiamo creando lavoro, ma ci consente soprattutto di non staccarci dalla realtà. Io ho capito il primo giorno che sono entrato a Montecitorio, nel vedere come ci trattavano, noi eravamo appena entrati, cittadini sconosciuti, io avevo speso 144 euro di campagna elettorale, non ci conoscevamo con Salvo, non ci conoscevamo con Andrea Cioffi, però io ho avuto immediatamente l'idea, la certezza che i privilegi dei politici sono come la droga, tale e quale. Chi ha provato la droga in vita sua avrà pensato: provo soltanto una volta, tanto io non ci casco, a me non mi fregano, perché io sono meglio degli altri, io sono più forte degli altri. Una sniffata, che sarà mai? Una sniffata e poi via. Io non mi faccio fregare da quella merda. La stessa identica ragionamento lo fanno tanti tanti politici, ma io sono diverso, quella insomma è un privilegio, un auto blu, ma io continuo a vivere la mia vita. E tu inizi proprio dentro la testa, perché la corruzione parte qui dentro, poi arriva al portafogli, ma parte nella testa. Tu inizi a giustificare qualsiasi nefandezza e neanche ti rendi conto più che siano delle nefandezze. Quella mazzetta non è più una tangente, ma è un regalo che ti ha fatto un imprenditore con il quale c'è una sinergia tra politica e imprenditoria. Quello lì non è un mafioso, un camorrista, no, è un imprenditore locale che sta anche dando tanto tanto lavoro a delle persone, che sta facendo bene in fondo a quel territorio, ti convinci. Quell'auto blu ti spetta perché tu sei un onorevole della Repubblica. E io ho visto delle scene incredibili. Mi piacerebbe che ognuno di voi si trasformasse in una mosca un giorno e svolazzasse con noi dentro la Camera dei Deputati per vedere quello che succede, per vedere come è oltre, cioè loro neanche spesso si rendono conto che la vita vera è questa piazza, è la campagna dove tante tante persone muoiono di tumore e chissà quante si ammaleranno fino a che non bonificheremo certi territori. Loro pensano che il mondo sia Montecitorio, quel corridoio, quel transatlantico che definiscono il corridoio delle anime perdute, lo chiamano così. Pensano che siano i privilegi la realtà, uno stipendio da 12.000 euro al mese, e loro ti dicono: ma i ristoranti sono pieni, forse quelli che frequenta loro. Vedete, proprio staccarsi dalla realtà è la prima causa di corruzione. Vi dicevo, io ho visto delle scene anche da ridere. Una volta vidi un parlamentare che usciva dall'auto blu e l'autista fece tutto il giro per portargli l'impermeabile e mettergli l'impermeabile.
So se avete visto, lo dico sempre, un film con Eddie Murphy, Il principe cerca moglie. C'è la scena iniziale in cui Eddie Murphy è tipo un re, un monaco, qualcosa, apre la bocca e arriva uno che gli dava i denti. Io alle volte vedo delle scene simili. Però forse se tanti politici si sono distaccati dalla realtà fino a fare accordi con il crimine organizzato, fino a rubare addirittura sui pazienti dializzati, fino a divorarsi la sanità pubblica, e per me rubare sulla sanità è la cosa peggiore, più da miserabile che esista al mondo. Certamente perché la corruzione c'è in questo paese, e Giorgio Gaber diceva: io non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me, come a dire che ognuno di noi deve stare attento. Però forse pure, come diceva prima Maria Grazia, il popolo italiano li ha lasciati un po' troppo fare, gli ha permesso a certi politici di distaccarsi a tal punto dalla realtà, di sentirsi onorevoli della Repubblica, deputati, politici, mentre noi ci siamo sentiti popoluccio, buono soltanto per mettere ogni tanto una X su un simbolo e ricevere delle promesse elettorali, un asfalto elettorale, cosa che c'è oggi, no? Ci si avvicina alle elezioni e fanno sempre qualcosa, riparano una strada, una rotatoria. Questa è una Repubblica fondata sulle rotatorie che vengono costruite poco prima delle elezioni. L'asfalto elettorale. Probabilmente è stata anche un po' troppo responsabilità nostra, no? Forse lo sport principale degli italiani, non ce l'ho certo con voi che state qui sotto il sole, che fa tanto caldo oggi, piuttosto voi... comodi sotto l'ombra laggiù, avvicinati, che sarà mai un po' di sole? Noi frequentiamo Orfini e Gasparri quotidianamente, che sarà mai? Che sarà mai? Che sarà mai? Ringrazio anche il signor a destra nella palazzina al secondo piano, l'ho visionata, è andato via, vabbè, ora si è nascosto, però vi voglio dire, lui si è avvicinato scettico, non ha aperto la finestra, sentiva, poi si avvicinava sempre più, ora è scappato, però con l'orecchio, poi ha aperto la finestra, poi è andato forse in salotto, ha preso il cellulare e è venuto a riprendere. Guardate che questi, ora ha fatto un piccolo passo indietro, ma sono dei gesti rivoluzionari. Scenda con noi, venga giù in piazza con noi. È per questo che rifiutiamo i privilegi, che non abbiamo un'auto blu, che ci tagliamo gli stipendi, che abbiamo firmato convinti della regola dei due mandati e poi a casa. E questa regola varrà per chiunque, anche per quelli più conosciuti, per l'amor di Dio, credetemi, è questa la salvezza. Perché se tu sai che potrai stare in Parlamento soltanto un tempo limitato della tua vita e sarai costretto poi a tornare nel mondo reale, che non è Montecitorio, ma è la terra dei fuochi, è il quartiere Tamburi di Taranto, è il Triveneto dove gli imprenditori sono strozzati dalle tasse, è la Liguria, la Sardegna, il Gargano alluvionati, questo è il mondo reale. Se tu sai che sarai costretto a fare il ritorno nel mondo reale, cercherai il più possibile di migliorare il mondo reale, proprio perché è nel tuo stesso interesse migliorare la casa dove sarai costretto a tornare. È questo il bel conflitto di interessi che ha un parlamentare del Movimento 5 Stelle. È nel nostro interesse migliorare la sanità pubblica, i trasporti pubblici, la scuola pubblica, proprio perché sarà quello il mondo che saremo, grazie a Dio, costretti a frequentare. E non Montecitorio, dove vi assicuro, vi do la mia parola d'onore, non è minimamente la mia ambizione, ancor meno quella, e li conosco bene, di Salvo Micillo, di Andrea Cioffi, stare in quei palazzi tutta la vita. Vi assicuro che non è quella la nostra ambizione. Io ho un'ambizione, quella di migliorare, lo faccio attraverso il movimento, attraverso anche le discussioni con i miei colleghi, la mia qualità di essere umano, insieme a voi, le giuste critiche, questa è la mia unica ambizione. Bravo! È per quello che rifiutiamo tutti i privilegi. Tra l'altro, lo ricordo, con quei soldi che nessuno al mondo aveva mai restituito, stiamo creando dei posti di lavoro. È difficile credere a delle persone che parlano in televisione della riforma Fornero quando hanno votato la riforma Fornero, oppure che parlano della povera gente, dei 10 milioni di poveri, si fossero mai tagliati un euro dei loro scemi stipendi, neanche un euro. Facciamo il reddito di cittadinanza. Ora, questo territorio è martoriato non soltanto dai tumori legati alla gestione criminale da parte di politica e camorra dei rifiuti, ma anche dal dramma del voto di scambio. Il voto di scambio però non c'è soltanto in Campania, c'è dovunque, guardate, anche nel nord c'è il voto di scambio.
E anche nel nord le cosche si sono infiltrate, considerate che qualche settimana fa in Emilia-Romagna, a Brescello, il comune di Don Camillo e Peppone, è stato sciolto il comune per infiltrazioni dell'Andrangheta. Il voto di scambio, però, se ci pensate, è anche cambiato nel corso degli anni. Lo so, 40 anni fa, in cambio di un voto, la Democrazia Cristiana ti garantiva un posto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, tanto pagava pantaloni. Poi dopo è alle poste, esatto, poi è cambiato, è diventato, se tu mi voti e mi rimedi 10 preferenze, io ti garantisco un posto a tempo determinato. Poi è cambiato, se tu mi voti e mi rimedi 20 preferenze, io ti garantisco un bel contratto a progetto per 6 mesi lavori con me. Poi è cambiato, se tu mi voti e mi garantisci una 50 di presenze, io ti faccio fare, sai cosa? Da scrutatore in queste elezioni, così ti guadagni 150 euro. Poi è cambiato. È stato senza pensione. Oggi magari c'è dell'altro, se tu mi voti e mi dimostri che mi hai votato con una foto in un cellulare e mi dimostri anche che quotidianamente getti fango verso il Movimento 5 Stelle, io magari qualche buono di benzina te lo riesco a rimediare. È cambiato tutto. Fino a quando accetteremo questo ricatto? Fino a quando saremo in grado di dire sì, ok? Quando è che veramente ci ribelleremo e diremo qualcuno c'è morto per garantire il voto ai cittadini italiani e io questo voto non me lo vendo e ancor meno lo vendo a te, che sono 40 anni che mi prometti e sono 40 anni che hai raso al suolo questo territorio. Fino a quando? Grande! Sapete perché non vogliono il reddito di cittadinanza, che è una manovra economica del Movimento 5 Stelle? Solo perché spezzerebbe da giorno all'altro il ricatto del voto di scambio. È vero! Che certi politici qui di questo territorio, senza voto di scambio, neanche i parenti più stretti li voterebbero, proprio perché li conoscono. Bravo, il Movimento 5 Stelle ha prodotto 4 manovre economiche. Aiutateci a rendere le leggi dello Stato. Uno, il reddito di cittadinanza, che non è assistenzialismo. Tu devi avere un reddito, tu studente che esci fuori dall'università o dal liceo devi avere un reddito perché non puoi espatriare. Poi riformiamo i centri per l'impiego, li abbiamo già riformati con la nostra legge, ti presenteremo 3 proposte di lavoro, se le dovessi rifiutare perderai il sussidio evidentemente, ma state tranquilli che i giovani non vogliono scappare dall'Italia, se avessero un lavoro resterebbero in questo paese. E lo stesso vale per un cinquantenne e un sessantenne. Cosa fa oggi un sessantenne in Italia che perde un posto di lavoro? Qual è l'unica scelta che gli resta? Probabilmente scegliere tra una marca o un'altra di psicofarmaci. L'unica cosa che aumenta in questo paese sono le malattie psichiatriche, è la distruzione dell'equilibrio familiare e anche il consumo di droghe e di psicofarmaci. E ha un pensionato minimo di 440 euro al mese. Cosa gli vuoi dare se non un reddito di dignità? Quantomeno per permettergli di vivere non al di sotto della soglia di povertà. Ma è dignitoso che vi siano dei pensionati capaci di rovistare nel secchio della mondezza per rimediare un pasto caldo. E poi le stesse identiche persone che difendono questi pensionati in TV, io penso alla Meloni, penso oggi alla destra, sono loro che hanno votato la riforma con Fornero insieme alla sinistra. Guardate che la riforma Fornero l'hanno votata tutti quanti, io però onor di onestà dico che non l'ha votata la Lega, però oggi Salvini è alleato con Meloni e Berlusconi che hanno votato la legge Fornero. E se ci pensate, il dramma della legge Fornero non è soltanto costringere dei cittadini ad andare in pensione molto tardi, ma un medico per favore lì a sinistra, un medico? Nicola, forza, laggiù. Sta arrivando, fategli un po' di aria, sta arrivando subito il dottore. Magari un po' di caldo e anche dell'acqua se gli portate. Acqua l'abbiamo là sotto? Sì. Vi dicevo, tranquilli che si sistema tutto, bocca al lupo. Vi dicevo, il dramma non è soltanto costringere dei cittadini ad andare in pensione a 70 anni, tutto a posto, ma anche questo fa sì che i giovani non riescano ad accedere al mercato del lavoro. E i dati che ci ha detto ieri l'Istat sono inaccettabili. 6 giovani su 10 dai 18 ai 34 anni vivono in casa dei propri genitori. Questo significa non riuscire a mettere in piedi una famiglia, non poter accedere a un mutuo, non poter mettere su casa. Questa è la disgregazione appunto familiare che c'è. Tutto a posto? Tutto a posto, a posto. Ho risolto il problema, ho fatto un valore di ritorno. La seconda manovra economica del Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato, il sostegno alla piccola e media impresa.
quando governeremo noi sarà legge dello Stato il taglio degli stipendi di tutti i politici d'Italia e la costituzione di un fondo di microcredito a sostegno della piccola e media impresa. Terza manovra economica. Il piano energetico nazionale, se ne è occupato anche Andrea in Senato, Andrea si occupa, Andrea Cioffi, anche di un piano di trasporti. Guardate che investire in trasporti alternativi, investire nel pubblico, investire in turismo, in enogastronomia, in cultura, investire nelle rinnovabili produce posti di lavoro. È lo scandalo di Trivellopoli che ci fa capire il perché il governo non abbia investito mai di fatti rinnovabili, perché sono stupidi, non sono stupidi. Gli faremo un regalo a definirli stupidi. Sono diabolici e soprattutto sono di fatto finanziati dagli stessi lobbisti del petrolio che gli pagano le campagne elettorali e poi chiedono sempre qualcosa in cambio. Questo è il percorso da spezzare. Il Movimento 5 Stelle è qui. Come si sta finanziando? Quanto è costata la campagna elettorale? Quanto costerà? 70 euro a testa si autotassano loro. Più qualcuno che vuole sostenere le iniziative, 2 euro, 3 euro, 5 euro. Se ci pensate, ridurre drasticamente le spese per le campagne elettorali fa sì che appunto a noi siano sufficienti per noi le micro donazioni di tutti i cittadini, e se sono sufficienti solo i cittadini con le loro micro donazioni e non ci serve nessun lobbista del petrolio, del cemento, nessun criminale che finanzia le campagne elettorali, nessun massone toscano, nessuna banca, nessun banchiere, noi avremo un unico padrone a cui render conto: il popolo italiano. E questa è la logica. Io a chi devo dire grazie per essere entrato in Parlamento? Al movimento, agli attivisti, a Beppe, a Gianroberto, a loro sì, ma a nessuna persona che mi ha sostenuto la campagna elettorale, a me nessuno mi ha dato i soldi. Io non devo dire signor sì a nessuno. Ho un programma, sto combattendo insieme ai miei colleghi per questo programma. Se ci riusciremo, se saremo in grado di dimostrarvi l'enorme, immenso impegno che ci stiamo mettendo per questo paese, al limite potreste rinnovarci il contratto per una seconda volta, un altro cocco pro a progetto per noi parlamentari. Se non dovessimo essere in grado, non votate noi, candidatevi voi, anche perché qualcuno oggi in questa piazza finirà in Parlamento, perché questo è il Movimento 5 Stelle. Io nel 2007... Guardate, io nel 2007 mi incontrai con tre persone in un bar di un quartiere a Roma Nord, a Torre Vecchia, nel tentare di buttare giù un programma per il Comune di Roma. Noi, zero esperienza, e ora che facciamo? Boh, copiamo un po' quel che hanno fatto a San Francisco, a Francoforte, prendiamo delle idee di mobilità, di gestione alternativa dei rifiuti, di sicurezza, di decoro urbano, di wifi, di connettività, di car sharing, di trasporto. Copiavamo e buttavamo giù un programma, e ricordo come fosse oggi che eravamo in un bar e venne un cameriere e ci chiese: che prendete? Due birre, due coche, ah bene bene, che state facendo? Era 2007, stiamo buttando giù un programma per le elezioni comunali di Roma, perché vogliamo entrare in comune un domani anche in Parlamento. E il cameriere: voi? Voi? Proprio voi in Parlamento? Noi sì. E se ne va via. Dopo 4-5 anni, due di quei quattro che erano in quel bar sono diventati parlamentari della Repubblica Italiana. Che stavamo facendo in quel momento? Stavamo cospirando. A me la parola cospirare mi piace tanto. Significa cum spirare, respirare insieme. Quello che abbiamo fatto tutti quanti anche oggi in questa piazza, respirare assieme per sostenere una candidata sindaco che io ho conosciuto, anzi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, ma oggi ho approfondito la mia conoscenza con lei. Valutate il suo programma, le idee del gruppo, valutate. E non buttatela e basta, vi prego. Io veramente, ora a distanza di tre anni, io credo che un politico tradizionale vada in piazza e dica: votatemi, vi prometto che farò questo, quest'altro, la strada, lavoro, dimmi quella suocera che deve essere ricoverata in ospedale, magari chiamo il direttore sanitario. Funziona così la politica. Noi vi diciamo, onestamente, in totale lealtà, che di più di quel che stiamo facendo fisicamente non possiamo fare. Ci serve un sostegno da parte vostra. E io preferisco
un cittadino magari anche critico con il Movimento 5 Stelle che dice io non voterò mai più, non credo nella politica, non voto nessuno, però che volete fare questa battaglia sull'inceneritore, questa battaglia contro la discarica, questa battaglia contro la camorra, io vengo con voi e vi sostengo, io preferisco un cittadino così piuttosto che uno dice va, oggi proviamo il Movimento 5 Stelle e vediamo che cosa sono in grado di fare. La delega è finita, perché il sistema è così incancrenito e ve lo dice uno che sta dentro e a 10 metri da me si siede Gigina Pulpetta, Luigi Cesaro, l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra Organizzata, parlamentare della Repubblica. E il burattinaio è lui ad Aversa! E il burattinaio è lui ad Aversa! Il sistema è così incancrenito che sembra tutto strano, che la normalità è diventata anormalità. Ieri sono andato alla Camera Ardente di Pannella, ma semplicemente per rendere omaggio ad una persona comunque importante a punto di vista storico. C'era la fila fuori Montecitorio, mi sono messo in fila. A un certo punto arrivano decine di telecamere, tutte addosso a me. Ti stiamo riprendendo perché fai la fila. Quelli, scusi onorevole, perché fa la fila lei che può entrare dentro direttamente che... E io la mia risposta è stata, c'è la fila, faccio la fila, mi sembra una cosa normale, però no, non è bravo, non è bravo, è normale, è il resto che è anormale. È anormale che il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano sia entrato in Parlamento nel 1953, l'anno della morte di Stalin, e sono 63 anni che lo paghiamo e ancora lì, imperterrito a voler distruggere la sovranità popolare e la Costituzione della Repubblica Italiana. È anormale! È anormale avere per il terzo volta di fila un Presidente del Consiglio di fatto non passato per le elezioni e che dica non andare a votare per il referendum sulle trivelle. È anormale! È anormale che il governo dove ministro importante c'è una, Maria Etruria Boschi, che sostiene una banca, che salvano una banca dove lavora il padre vicepresidente della stessa banca. È anormale! È anormale che il popolo si sia espresso nel 93 contro il finanziamento pubblico ai partiti e l'anno dopo abbiano cambiato il nome da finanziamento pubblico a rimborso elettorale e sono 22 anni che si fottono i nostri soldi. È anormale! Scendere in piazza con decine e decine di agenti di scorta, Renzi diceva mi difende la gente, forse intendeva L' agente, non per difendere dai criminali che mi auguro li faccia mai nulla di male, ma per difenderli da cittadini incazzati che vorrebbero fargli delle domande ai propri rappresentanti all'interno delle istituzioni. È anormale in questo paese. Questo paese, per capirlo, dobbiamo prenderci, metterci a testa in giù, guardarlo al contrario e forse capiremo qualcosa. Capiremo come sia possibile che uno come Verdini, condannato per corruzione, faccia le leggi contro la corruzione e modifichi la Costituzione della Repubblica. Capiremmo! Capiremmo anche come sia possibile che da 3 anni il 99% del sistema mediatico faccia una battaglia senza quartiere contro il Movimento 5 Stelle infangandoci quotidianamente e noi siamo più forti di prima, senza un minimo di decoro e di dignità e di rispetto per la propria professione che si tratta di informare i cittadini perché sono i propri lettori i datori di lavoro e non pezzi grossi nei giornali che dettano la linea dei principali quotidiani e delle televisioni. È una cosa vergognosa e sappiate che da qui alle elezioni amministrative aumenteranno il tiro, ci infangheranno ancora di più, mentiranno ancora di più, ci scaraventeranno quantitativi di letame ancora più grandi. Perché? Perché devono provare a spaventare i cittadini italiani perché sono terribilmente spaventati, perché quello che oggi noi facciamo, zero privilegi, rifiuto del finanziamento pubblico ai partiti, taglio agli stipendi, candidare soltanto incensurati, scendere sempre in piazza senza scorte, saranno obblighi per tutti i politici una volta che il Movimento 5 Stelle sarà il governo del Paese. La quarta e ultima manovra economica
che abbiamo scritto e raccolto in una carta, in un documento che abbiamo definito la carta dell'onestà, sono tutte le nostre proposte in materia di anticorruzione, perché corrompere significa rompere in tanti pezzi, e la corruzione insieme anche all'assenza di sovranità monetaria, perché ora stiamo parlando di amministrative, ma dobbiamo anche capire che un popolo che non ha una banca a disposizione pubblica capace di stampare moneta sarà sempre un popolo suddito di coloro che invece possono stampare la moneta. Comunque, le proposte le abbiamo tutte raccolte all'interno della Carta dell'Onestà, sulla prescrizione, ovvero sul permettere ai processi di arrivare a sentenza o di condanna o di assoluzione, sul famoso DASPO per i corrotti. Il Movimento vuole una cosa semplice: se sei un politico condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non potrai mai più candidarti in nessuna elezione per tutta la tua vita. Mi sembra una cosa normale. Queste sono quattro manovre economiche in grado di creare posti di lavoro. Ora però concludo chiedendovi di avvicinarvi, non fisicamente oggi, siamo vicini e non c'è intermediazione. Se ci pensate, il Movimento non è un partito politico, perché i partiti politici rappresentano una forma di intermediazione tra cittadini fuori dalle istituzioni e istituzioni. Il Movimento invece consente a cittadini sconosciuti di entrare nelle istituzioni e di rompere con questa becera intermediazione, che è sempre una forma di esercizio del potere intermediare. Non abbiamo bisogno di intermediari, per questo scendiamo sempre in piazza, per questo vi chiediamo anche di spegnere la televisione, di disprezzare il divano e di amare la piazza, perché televidere significa vedere da lontano. Questa è la televisione, vedere da lontano, mentre il Movimento 5 Stelle nasce per vedere da vicino, per vederli attentamente, per leggere i decreti legge di Renzi fino all'ultimo rigo, perché come nelle istruzioni degli aspirapolveri Si nascondono le fregature. Tu compri un aspirapolvere, leggi tranquillo, la usi e quando vuoi la puoi dare via, poi nell'ultima pagina scritto minuscolo c'è scritto: se la vuoi dare via la puoi dare via, ma devi pagare 12.000 euro di penale. Così sono le leggi renziane, hanno dei nomi meravigliosi ma è il contenuto che ti fotte. Si chiamano Jobs Act e tu dici: che sarà mai Jobs Act? Si chiamano buona scuola, beh, si chiama buona scuola, è certo che l'avrebbero chiamata scuola di merda secondo me quella legge. Si chiamano Sblocca Italia, tu pensi, beh, è buono, sbloccano l'Italia, e poi scopri che questo decreto l'unica cosa che ha sbloccato sono gli appalti del fidanzato del ministro Guidi, perché ha degli interessi nel petrolio. Oppure le leggi renziane, quando non riescono neanche a giustificarli con questi bei nomi, appunto, in italiano, utilizzano i termini inglesi per fregarci, come bail-in. Quante volte avremmo sentito il termine bail-in? E che sarà mai il bail-in? Mica, è bail-in, è una bella parola inglese. Il bail-in significa salvare le banche private che hanno fatto speculazione e che hanno mangiato in maniera vergognosa sui risparmi degli italiani, con i risparmi degli italiani. Questo è il bail-in. Perché queste si chiamano truffe delle parole. Ripeto, il finanziamento pubblico ai partiti, per farcelo digerire, lo chiamano rimborsi elettorali. Le guerre di invasione le chiamano missioni di pace. Gli inceneritori che uccidono li chiamano termovalorizzatori, così tu li capisci meglio. I tagli al sistema sanitario li chiamano aggiustamenti strutturali. E Berlusconi lo chiamano Renzi. Ma è la stessa identica cosa. Non il voto. Conoscete meglio il candidato sindaco, anzi la prima candidata sindaca donna nella storia, appunto, di Aversa. Mai aveva avuto una donna candidata sindaca. Valutate il programma. Se siete d'accordo sosteneteci, e se siete d'accordo fondamentalmente moltiplicatevi. Moltiplicatevi. Perché siamo sempre di più. Eravamo quattro gatti e siamo di più. Abbiamo tutti quanti contro e siamo di più. Poi do un altro messaggio, ripeto, alzeranno il tiro con le menzogne. Io vi chiedo soltanto, donne, non di non credere ai giornali e agli articoli che leggete, però prima di credere, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo, tutto qua. Perché se scopriamo che ci sono le banche, Confindustria, gli Agnelli, Marchionne, Berlusconi, De Benedetti, forse è normale che quell'articolo, che quel giornale abbia una linea contro il Movimento 5 Stelle che vuole mandare via Berlusconi.
che vuole che le banche siano trasparenti, che non pensa che occorra dare ancora quattrini alla Fiat che si è beccata i soldi nostri e poi ha iniziato a produrre all'estero, ma che i soldi occorra darli alle piccole e medie imprese. Io vi chiedo soltanto questo, di verificare le informazioni e di verificare chi c'è nel Consiglio di Amministrazione di quei giornali. Stiamo dando l'anima. Io stamattina ero a Benevento, arrivo a Benevento e mi tocca pure vedere i manifesti con Clemente Mastella, candidato a sindaco di Benevento. Dottore! A Benevento c'era i Longobardi e oggi c'è Mastella. Tra l'altro io penso che Mastella sia venuto subito dopo l'era dei Longobardi, più o meno Mastella è entrato in Parlamento nel 76. Salvini, che qualcuno pensa che sia nuovo, è entrato in politica consigliere comunale di Milano nel 93, 23 anni fa. Salvini, pensate, Salvini è entrato in politica prima di Berlusconi. Io stavo al liceo, quando Salvini già veniva pagato con i quattrini pubblici. Questa è la politica, cambiano un nome. Ma il prodotto è sempre lo stesso, cambiano maschera, ma sono sempre gli stessi. Voi qui in Campania invece siete coerenti, c'è Bassolino, Gigino la Polpetta, questi sempre gli stessi. Voi proprio si mostrano di nuovo con gli stessi De Luca, alla grande, no? Come? Eppure i figli, ah sì, perché poi avete, poi dicono no, cioè, attaccano il Movimento 5 Stelle, dicono la dinastia, che è Casaleggio, il figlio è un collaboratore del Movimento 5 Stelle che ci dà una mano, come ci ha dato una mano soprattutto nell'ultimo tempo che Gian Roberto non stava bene. Ma questi hanno i figli nei consigli regionali. Io credo e concludo che le informazioni ce le abbiamo tutte, che è inutile continuare a parlare. Ognuno di noi sa che può trovarsi delle informazioni per non essere manipolato, sa che se ci vogliono poveri, ignoranti, appunto, perché se siamo poveri ci controllano con il voto di scambio e se siamo ignoranti ci controllano con il sistema dell'informazione. Lo sappiamo tutti questo. Guardate questa piazza, guardate appunto il fatto che non c'è e non è arrivato un poliziotto, un carabiniere, guardate il fatto che ci sono dei parlamentari, dei senatori, che non hanno bisogno veramente di nessuno e che camminano a testa alta sapendo che stanno facendo il proprio dovere. Guardate questa piazza, cittadini tra cittadini, e pensate che un paese normale, un po' più giusto, soprattutto per quelle creature, tanti bambini che ci sono in piazza, è possibile. Però occorre che ognuno faccia la propria parte. Buon pomeriggio a tutti e viva il Movimento 5 Stelle.